Ha senso oggi provare a diventare creator, youtuber a tempo pieno? In questo video vi parlo della professione del creator, il mio lavoro, e se ha senso perseguire questa carriera oggi. Mi sono reso conto che sul canale ho intervistato un sacco di professionisti differenti, ma non vi ho mai parlato approfonditamente del mio lavoro. Uscendo dai soliti cliché, anche gli youtuber faticano, questo lo sappiamo, ma che significa essere un creator? Quali sono i pro? Quali sono i contro? Come si diventa un creator? Quando io ho iniziato su YouTube l'idea di poter lavorare grazie ai miei video era impossibile, non esisteva. A distanza di 10 anni ci sono persone che adesso si chiedono come diventa un creator e approcciano il creare contenuti proprio da questo punto di vista, proprio per farlo diventare il proprio lavoro. Chiaramente quando ho iniziato io non si faceva per soldi, si faceva solo per passione e poi i soldi sono arrivati dopo. Adesso le persone arrivano anche proprio solo per i soldi. Chiaramente non funziona se non c'è una passione dietro. Partiamo però dalle basi. Creator è una parola generica per intendere chiunque faccia contenuti, ha una community e riesce a monetizzarla nei modi più disparati. Dico creator, non dico youtuber, perché youtuber è un creator che fa video su YouTube, ma tu li puoi fare anche su Twitch, su Instagram, puoi avere un blog, puoi avere un podcast. L'importante è che tu faccia contenuti, abbia una community, quello sia il tuo lavoro. Ad oggi si stima che al mondo esistano 4 milioni di creator full time e altri 47 milioni di persone che lo fanno per hobby, che magari guadagnano qualcosina però non abbastanza per sostenersi al 100%. Come dicevo, quando io ho iniziato invece questo mercato non esisteva. Quasi 10 anni fa, il 31 dicembre 2012, ho pubblicato il mio primo video di disegni, ho raggiunto i 100.000 iscritti nel 2016 e ho aperto partita IVA nel 2017, quindi ho passato 4 anni almeno a fare contenuti, a non guadagnare, a far crescere la mia community e poi piano piano l'ho monetizzata dal 2017 fino ad adesso. Racconto la mia vita su YouTube, come sapete, quindi ogni anno racconto anche quanto guadagno. Quindi l'aspetto dei guadagni, cioè quanto possono guadagnare creator, l'ho già affrontato parecchio. Se andate sul mio canale e cercate quanto ho guadagnato, trovate tutti i video dove parlo appunto dei miei guadagni riassunti dell'anno. Quello che sta succedendo è che quando io ho iniziato c'era poca competizione, chiaramente, quindi era molto più facile creare la propria community. Però non c'era né un libretto delle istruzioni su come farlo e nessuno ti dava un euro. Ad oggi la situazione è un po' opposta. Creare la tua community è più difficile perché c'è più competizione, non basta fare video completamente a caso, devi avere un minimo di strategia. Ma monetizzare anche con una piccolissima community, se è vera, è facile. E ci sono tantissime informazioni su come monetizzare e anche su come essere creator. Io stesso ho fatto un corso che si chiama Tube Mastery, dove dico esattamente tutti gli step necessari per diventare un creator e poi come monetizzare. In base a quello che fai, puoi guadagnare dai guadagni diretti di YouTube o di Twitch o della piattaforma su cui ti trovi, come per esempio Facebook. Soprattutto anche Facebook ha una bella monetizzazione. Ci sono persone come me che guadagnano grazie agli accordi con i brand, persone che vendono i propri prodotti, e questo succede sempre più spesso, che i creator si trasformano in piccoli imprenditori perché vendono i propri prodotti. Dato che però adesso abbiamo più o meno un manuale delle istruzioni più chiaro su come funziona il mestiere di chi fa contenuti, ci sono sempre più persone che chiaramente vogliono farlo e per questo aumenta la competizione. Tu puoi svegliarti la mattina e dire ok, voglio provare a fare questa cosa. Analizziamo i pro e i contro. Mi immedesimo adesso in una persona che veramente magari sta all'università o magari sta lavorando e dice sono appassionato di navi, potrei effettivamente aprire il mio canale YouTube, TikTok o Twitch dove parlo di navi. Magari vado su YouTube, cerco un po' di informazioni, mi rendo conto che sì, esiste qualche youtuber che ne parla in Italia, ma c'è un grande spazio vuoto, se ne potrebbe parlare molto di più, tanti argomenti non vengono trattati, dico cavolo, potrei farlo io. Quindi mi trovo davanti a una scelta: provare a farlo oppure no. Analizziamo i pro e i contro del provare a farlo. Parto dal contro, che è il più importante in assoluto. Sì, ti puoi svegliare la mattina e decidere che vuoi essere un creator, ma da questa scelta fino a quando ci diventi per davvero potrebbe passare un sacco di tempo. Questo perché devi, uno, imparare a fare contenuti, abbattere le barriere all'ingresso, che fortunatamente con il tempo sono sempre di meno. Saper fare un video quando io ho iniziato necessitavi per forza di una fotocamera, adesso invece puoi fare tutto col telefono in un attimo, ci sono intelligenze artificiali che montano i video al posto tuo. La seconda barriera da abbattere è la strategia. Saper scrivere i video. Quali video? Perché fare un video e non farne un altro? Come faccio a far andare un video nella barra di ricerca? Come faccio a portare visualizzazioni al mio canale? E poi la barriera più grande in assoluto è creare la propria community. Io finché non ho una community non sono un creator, per cui io posso decidere appunto oggi di svegliarmi e dire voglio fare video delle barche, ma prima di avere un gruppo di persone, anche di solo 1000 persone interessate ai miei contenuti, potrebbe passare tanto tempo. Questa è la fase della fiducia. Non guadagni, non hai risultati, ma devi fare contenuti. È la fase in cui tutti quanti si perdono, perché inizi, non vedi risultati e molli perché non sai cosa c'è dopo, molli perché non sai per quale motivo le cose non stanno andando. Qua vengono premiate le persone che hanno costanza. Io per esempio sono stato fortunato perché sì, non ho monetizzato per 4 anni, ma in quei 4 anni ero un adolescente e potevo permettermi di non lavorare perché ero a casa dei miei genitori. 4 anni in cui ho sbagliato, ricercato, cambiato format. Però è vantaggiato anche chi magari ha un lavoro, ma ha abbastanza tempo libero da dedicare alla sua attività da creator. Passiamo anche al primo pro. Il primo pro è che una volta che invece riesci a sostenerti grazie alla tua attività da creator, hai il lavoro più bello del mondo. Lo dico alla persona che adesso fa anche altro, sono anche un imprenditore, fare il creator è tutta un'altra storia. Mi mancano i giorni in cui ero solamente un creator, dovevo pensare solamente a video da fare. È il lavoro più bello del mondo perché sei libero di gestire
tuo tempo, libero di fare quello che vuoi, andare dove vuoi, parlare di quello che vuoi, perché devi semplicemente fare contenuti su quello che ti frega a te. Sul mio canale potevo continuare a fare disegni, ma ho smesso. Potevo diventare un canale di finanza, ma ho smesso perché volevo viaggiare. Ho piegato il mio canale alle mie necessità umane, alla mia felicità. E l'altra cosa che rende un lavoro bellissimo, oltre alla libertà, è lo scopo. Tu sai che ci sono delle persone, la tua community, che apprezza quello che fai, che ti segue. Una community non è solamente un mezzo per guadagnare, ma sono delle persone vere e proprie che ti riempiono di gioia. Quindi in questo quadro vediamo che è un lavoro molto bello, ma che chiaramente non puoi svegliarti e farlo, ma devi superare una barriera che non tutti riescono a superare. Molti non ci provano neanche perché potrebbero fallire, perché hanno paura del giudizio degli altri e perché non vogliono passare del tempo a lavorare gratis senza sapere che la cosa funzionerà. È un salto nel vuoto. Poi ci sono tutta un'altra serie di pro e contro che dipendono dal fatto che sei un libero professionista. Quando sei un libero professionista sei più libero, ma hai anche più responsabilità. Quando lavori per un'azienda e guadagni, che ne so, 2000 euro al mese, magari assunto a tempo determinato, hai quei 2000 euro al mese, hai quelle mansioni, hai quelle ferie. Guadagnare 2000 euro al mese come creator invece ha un valore molto minore, perché tu non hai certezze, non hai giorni di vacanza, non hai una pensione. Ci sarebbe l'INPS in Italia, ma facciamo finta che non esista. Per cui per avere lo stesso grado di sicurezza devi guadagnare molto di più, perché sei in un mercato incerto. Io non sapevo quando ho iniziato che di anno in anno il mercato sarebbe cresciuto sempre di più e io avrei guadagnato sempre di più. Magari non succedeva, magari guadagnavo sempre di meno. Quindi incertezza lo mettiamo tra i contro. E infatti tra i contro mettiamo anche la possibilità di stressarsi tanto. Tu sai che più lavori più guadagni, più video fai più la tua community cresce. E molti youtuber e creator piano piano annullano ogni singola barriera che c'è tra la propria vita privata e la propria vita lavorativa. I video e la loro vita sono la stessa cosa, che all'inizio è bellissimo, ma come sappiamo da molte evidenze, molti youtuber poi vanno in burnout. Perché se la tua vita dipende da quanto il tuo canale YouTube ha successo, quando il tuo canale YouTube va male, tu pensi che la tua vita faccia schifo. E stress lo mettiamo tra i contro. Un pro, invece, che è l'altra faccia della medaglia, è che è un lavoro molto stimolante. Molti pensano che fare lo youtuber, fare il creator, sia solo fare contenuti. Quello è solamente al massimo il 50% della tua attività. Il restante 50% consiste nel conoscere persone, provare cose nuove, monetizzare. Un altro pro di provare a fare il creator anche come hobby questa volta è il fatto che ti apre molte porte. Tante più persone saranno interessate a interagire con te, a conoscerti, a sapere quello che fai. Tu arriverai molto più facilmente a persone che altrimenti non saresti mai arrivato. Nel mio caso, per esempio, tutti quanti gli imprenditori che sono riuscito a intervistare. E in piccolo vale anche per chi magari ha 5.000 iscritti, 10.000 iscritti e riesce ad arrivare magari ad andare ad eventi gratuitamente. Un altro pro è che il limite non esiste. Una volta che hai superato la soglia e ti autosostieni, è vero che il clima è incerto, ma è vero anche che come hai creato una community che si mantiene da sola, puoi raddoppiarla, puoi decuplicarla, crescere a dismisura. Se sei costante, se sei intelligente, puoi veramente arrivare a livelli altissimi. Quindi è una scommessa, che se vinci hai veramente un lavoro figo per le mani, se perdi hai perso il tuo tempo. Chiaramente io sono di parte perché sono un creator, però è una scommessa chiaramente asimmetrica in positivo, perché se perdi al massimo hai perso un po' di tempo nel provare a fare video, ma comunque non è tempo perso, perché l'abilità nel saper fare video, l'abilità di conoscere i social, soprattutto abilità che anche se non riesco a diventare un creator mi tornano utili nel lavoro, mi posso reinventare nell'industria dei creator ma non come singolo creator. Se tutto quello che hai da perdere è postare qualche video online, imparare qualcosa di nuovo, non stai perdendo niente. Per cui è una scommessa, secondo me, estremamente asimmetrica in positivo, anche perché le spese che devi sostenere sono quasi pari a zero. Per iniziare a fare il creator hai bisogno di un computer, della connessione internet e di un telefono. E voi mi direte, va bene, mi hai convinto, è bellissimo lavorare il creator, però adesso è troppo tardi. Parliamo di come mai, secondo me, non è affatto troppo tardi per iniziare su YouTube e in generale per fare il creator, ma anzi è ancora abbastanza presto se vediamo il mercato con prospettiva. La creator economy è sicuramente meno di 10 anni, perché quando io ho iniziato non esisteva ancora, non si guadagnava. Probabilmente il mestiere del creator esisterà ancora per decine di anni. Man mano che un mercato va avanti, cresce sempre di più. Se un mercato cresce vuol dire che è sempre più competitivo, man mano che vai avanti è sempre più difficile ritagliarti il tuo spazio. Ma vuol dire anche che adesso è sempre il momento migliore per iniziare. Con questo otteniamo una prima premessa: adesso è il momento migliore per iniziare su YouTube. Domanda, ne vale la pena? Sì, adesso è un buon momento. Quando io ho iniziato nel 2013 già mi dicevano che era troppo tardi. Di spazi aperti su YouTube ce ne sono tanti e ho varie vie per provare a dimostrarvelo. Una è analizzando quali sono i canali che ad oggi esplodono. Canale rivelazione del 2022 per me, Geopop. Canale molto generico, parla di attualità. Se un canale che parla di attualità ha praticamente quasi zero concorrenza, riesce a ritagliarsi il suo posto arrivando a 1 milione di iscritti in un anno, vuol dire che c'era tanto spazio libero e non basta un play, non basta un canale per riempire una nicchia. Non solo, ogni nicchia ha delle sottonicchie. C'è chi può parlare specificatamente di geologia, chi solamente di edilizia, solamente di ingegneria, fenomeni atmosferici. Alcune nicchie sono più piccole, alcune nicchie sono più grandi. Quando una nicchia è troppo piccola non vale la pena aggredirla. Però come potete notare, la gente che esplode adesso su YouTube si sta ancora accaparrando macro argomenti. Cucina botanica si è ritagliata il suo spazio in pochissimo tempo in una nicchia che sembrava essere già piena, la cucina. E invece basta come una stupidaggine, cioè effettivamente mancava la cucina vegana, a
permesso a lei di esplodere. E chissà quante altre nicchie nell'ambito cucina probabilmente sono scoperte. Anche i mercati più aggrediti in realtà probabilmente hanno ancora tantissimi spazi liberi. Su YouTube mancano un sacco di cose, basta vedere il mercato americano. Direi la metà dei creatori italiani che sono cresciuti negli ultimi anni lo hanno fatto con una sola strategia: prendere un canale americano e portarlo in Italia. È chiaro che adesso una cosa non è più possibile. Non è possibile pretendere di crescere su YouTube se non si parla di niente o se si fa quello che fanno tutti. Apro un canale di vlogging, ce ne sono già un miliardo. Devo avere un taglio unico. Tante persone non si rendono conto ma hanno un taglio unico. Se fai un lavoro interessante, se fai un'attività interessante, se sei uno sportivo, se vai in una scuola particolare, è una roba figa da raccontare. Se siete appassionati di argomenti particolari, di letteratura, di cinema, d'arte, di matematica, di scienza, di ingegneria, è il momento giusto per creare contenuti. In molti mi diranno: Marcello, sì, essere creator è possibile, mi ha convinto, però YouTube non è la piattaforma giusta. Perché ormai sai, TikTok, Twitch si sono presi il traffico e YouTube è morente. In realtà no, YouTube dimostra di essere una piattaforma solidissima. È una delle piattaforme che continua a crescere senza mai fermarsi da più anni in assoluto. È stimato che più della metà dei creator che riescono a guadagnare lo fanno tramite YouTube. Il traffico di YouTube è enormemente maggiore rispetto a quello di Twitch, per esempio. Anzi, adesso YouTube ha implementato, migliorando molto, tutto l'aspetto delle live. Stessa cosa TikTok. Chiaramente TikTok va a competere nel mercato dell'attenzione, ma nella realtà TikTok è un formato differente, è il formato breve. Adesso i contenuti si fanno su vari formati: formato breve, lungo, lunghissimo e live. Se un mio utente i miei video li guarda per 8 minuti di fila, è molto più affezionato di me rispetto a che li guardi un secondo su TikTok. 1 milione di view su TikTok valgono come 10.000 view su YouTube. Se volete aprire la vostra community, iniziate assolutamente con gli shorts perché sono più facili. Ci provate su TikTok, ci provate su Instagram, ci provate anche su YouTube. Ma poi, se volete veramente costruire la vostra community, il contenuto lungo è necessario. Parliamo di quello che è il futuro del mondo dei creator. Cosa ne sarà della creator economy? Ogni anno che passa, le aziende si rendono conto che le community hanno un valore inestimabile. Quello che sta succedendo è che le aziende si comprano le community. Ed è un processo in atto già da anni. Pensate a blog come Giallo Zafferano. Chi non è addetto al settore non lo sa, ma Giallo Zafferano anni fa è stato comprato per decine di milioni da un gruppo editoriale, Mondadori se non sbaglio. E ad oggi, in realtà, negli Stati Uniti ci sono aziende gigantesche che comprano interi YouTuber. YouTuber che sono diventati media company. Prendiamo due canali della primissima guardia: gli Smosh, che una volta erano il canale numero uno al mondo, e Rattle Link con Good Mythical Morning, uno show americano che magari non conoscete, che ha decine di milioni di iscritti. Gli Smosh sono un canale che hanno raggiunto il picco e poi hanno perso di rilevanza, perché erano YouTuber della prima guardia e magari non sapevano come si facesse a professionalizzarsi. Rattle Link invece hanno trasformato il loro show in una vera e propria azienda, hanno assunto persone, hanno comprato degli studi di registrazione e difatti hanno creato una media company che poi ha comprato gli Smosh, pensate. E anche in Italia molti canali YouTube, voi non lo sapete, ma sono stati acquisiti. Geopop non è esploso solo grazie al fatto che i video sono fantastici, è vero, ma anche grazie al fatto che è in una struttura più grande di lui, è in un'azienda che è la stessa azienda che ha Fanpage, la stessa azienda che ha The Jackal. Ci sono intere aziende che stanno comprando gli YouTuber, e questo perché più passa il tempo più le community hanno un valore gigantesco per le aziende. Ma forse questo è un discorso un po' troppo avanzato che magari faremo più in là. Se volete diventare dei creator a tempo pieno e volete accorciare il più possibile quella che è la parte in cui lavorate e non monetizzate, ok, quella che è la parte in cui non esiste ancora la community, vi consiglio di comprare il mio corso Tube Mastery. Allora, attenzione, tutto quello che io dico nel mio corso, se lo cercate online lo trovate, perché tutto si trova online gratuitamente. Se non avete soldi, ma se avete tanto tempo, non comprate i corsi. Ma se volete risparmiare tempo e avete dei soldi da investire nella vostra formazione, a quel punto ha senso che vi comprate Tube Mastery. Perché esiste Tube Mastery? Tutto è partito che io, quando avevo 19 anni, ho fatto un programma con YouTube. Sono stato formato io in primis a spiegare ad altri YouTuber in erba come crescere. E mi hanno spiegato un po' la teoria che c'era dietro al canale YouTube. E io per la prima volta ho capito che esiste una strategia precisa. Era un programma che si chiama Programma Ambassador, di cui io facevo parte, io ero un ambassador. Poi questo programma è stato chiuso. Con tutte queste informazioni ho detto: cavolo, ci faccio il mio video corso. A 19 anni ho aperto il mio primo Tube Mastery, che era una versione embrionale di quello che c'è adesso. Ogni anno io ho rifatto questo corso, implementandolo con nuovi episodi o rifacendo tutti quanti gli episodi in blocco, come quest'ultimo anno. Nel 2022 io ho rifatto tutti gli episodi di Tube Mastery in blocco, perché chiaramente la piattaforma cambia nel tempo, ma non solo, io faccio più esperienza. Ora che ho anche un'agenzia, man mano che il mio canale cresce sempre di più e cambiano le cose, io aggiorno i contenuti. Tube Mastery è un concentrato di tutto quello che so su come crescere su YouTube, ma è anche una guida con una strategia precisa per creare la tua community, per trasformarti in uno YouTuber. È utile sia se vuoi diventare un creator a tempo pieno, ma sia se hai già un business e vuoi supportarlo con dei contenuti e con la tua community. Nel corso io parto dalle basi, su come funziona la piattaforma, su come funziona l'algoritmo, su come ottimizzare i tuoi video, come trovare le idee, come strutturare il tuo personal brand, analizzo tutti quanti gli errori più comuni che vengono fatti e poi piano piano arrivo a stadi sempre un pochino più avanzati fino alla parte di monetizzazione. Come monetizzare, come approcciarsi con le aziende, come io mi approccio con le aziende, analizzo anche tutti quanti i miei lavori che ho svolto con i brand, spiegando quanto ho guadagnato per singolo progetto, come l'ho ottenuto. E in più ci sono tutta una serie, più di 15 interviste con altri creator che mi raccontano la loro esperienza, dove parlo con i migliori creatori italiani, dove mi raccontano come hanno fatto a crescere su YouTube, con che strategie. Ci sono persone che hanno comprato Tube Mastery e che adesso hanno un canale YouTube che funziona e che monetizza, e probabilmente farò dei contenuti anche con loro in futuro. Non sono mai stato abbastanza sgamata, abbastanza furba da fare il classico. Solamente per questa settimana di Black Friday trovate uno sconto. Io non ho mai fatto sconto,
sconti, il prezzo aumenta nel tempo perché il corso migliora di anno in anno. Se compri il corso adesso hai un accesso per sempre. Chi lo compra oggi a 200 non dovrà pagarne 1000 fra 2 anni o fra 1 anno. In descrizione trovate il link per Twin Mastery. Ci sono anche dei contenuti gratuiti se mi lasciate la vostra mail per farvi anche un'idea di cosa c'è dentro. Se volete fare creator, se già siete dei creator che vogliono crescere, ma siete bloccati per qualche motivo, siete impauriti perché magari avete paura di fallire, o volete semplicemente accelerare il più possibile quel tempo che vi permette poi di sostenervi autonomamente, Twin Mastery fa per voi. Se invece non fa per voi, spero che comunque vi sia piaciuta questa piccola analisi del mondo dei creator. Mi piacerebbe in futuro fare qualche altro video, in particolare sulla creator economy, perché c'è tanto altro da dire, però non so se sono argomenti troppo tecnici, forse per voi che volete vedere i viaggi, le cose, non lo so. Ci vediamo infatti con il prossimo video, che parlerà di tutt'altro.